7 febbraio 2015, siamo qui in via Castellaneta di fronte a uno dei più belli impianti natatori della capitale, inaugurato nell'84 dall'allora sindaco Ugo Vedere, in un progetto che vedeva anche la realizzazione della piscina comunale di Via Montona e altre operazioni di risanamento della periferia romana. Questo impianto, dopo 30 anni di attività, una bella attività che ha portato, diciamo, alla riscoperta del nuoto anche in periferia, è stata frequentata da migliaia e migliaia di ragazzi, di adulti, è stata chiusa dal commissario straordinario Tronca. Sono 7-8 mesi ormai, anche qualcosa in più, che l'impianto è chiuso e che rischia un deperimento, rischia veramente un degrado su cui poi si dovrà intervenire con molti investimenti. Che cosa si chiede? Certamente voglio dire adesso chi vede il video dice: ma tu voglio tutte cose, cioè, avete con il sindaco Raggi? No, no, qui non ce l'ha nessuno con nessuno. Questo è un impianto di cui, diciamo, il territorio vuole rientrare in possesso, per cui 7-8 mesi di attività politica, di nuova gestione a Roma dovrebbero essere sufficienti a verificare innanzitutto cosa è successo, questa è la prima cosa principale, e poi a procedere a una nuova gara d'appalto per l'affidamento, un affidamento trasparente, voglio dire che vada, diciamo, a vantaggio della cittadinanza. Ripeto, qui siamo al Quarticciolo, un quartiere che già ha i suoi bei problemi e che questo appunto era un punto di riferimento, di incontro e di attività non indifferente. Ripeto, è un impianto stupendo, lo ricordo ancora quando il sindaco Vedere era del Giarnastro, e qui poi c'è questo cartello che, voglio dire, sembra quasi uno scherzo: attività momentaneamente sospesa, qui rilasciata appunto dal vecchio gestore, scritto dal vecchio gestore, ma che comunque questo momentaneamente dura già da 8 mesi. Ripeto, 8 mesi. Impianto stupendo. C'erano palestre, si faceva fitness, si faceva tutto. Perciò l'appello al sindaco Raggi, alla giunta, all'assessore allo sport, mi sembra che sia Frongia, di attivarsi immediatamente per le procedure di rinnovo della convenzione dell'affidamento. Passo e chiudo.